Per l'undicesima giornata del campionato di promozione, Girone A si sfidano con Itana e Santa Veneranda. Sventagliata di Mercurio per Piergallini. Mette giù palla, punta l'uomo. Prova il cross, la palla interessante per Ruival, che però sbaglia l'aggancio. Alla fine la palla giunge tra le mani del portiere con un fallo, però. Tutto pronto finalmente, aggiungerei. Calcio di punizione di Achetta in area di rigore anticipato, Piergallini dal limite della Cerzagaglia che prova il tiro, la palla finisce di poco a lato, eccolo che arriva il fischio, parte di Achetta e infatti prova il tiro in porta, la risposta Mercurio, la sciabolata a cercare Piergallini, lo stop elegante dell'ex Fabriano Cerretta che si porta la palla sul sinistro, il cross per Saldua che va al colpo di testa, la palla finisce alta di poco. C'è un tiro, la parata della portiere della Santa Veneranda. Tra Anconitana e Santa Veneranda è successo poco, anche se c'è un predominio dell'Anconitana. Attenzione però alla Santa Veneranda con un'azione offensiva per Del Pino, campo di spazio, gira dietro per Rossi che punta l'avversario, lo salta, può andare al tiro di sinistra, la palla finisce alta, eccolo, parte Iacchetta, la parata sicura. Si libera Iacchetta, viene servito, lo stop a seguire sul sinistro, entra dai rigori Iacchetta, grande azione, il cross in mezzo, fermato Zagaglia. Ecco il cross di Iacchetta, colpo in testa di Piergallini, palla per Ruival! Ancora Italia in vantaggio alla mezz'ora, confrontito Ruival! Poi Rossi perde il pallone e l'ha recuperato come sempre Ivan Bisciano, che serve Ruival in velocità, l'argentino mette la palla in mezzo per Saldua che manca. Diomede, lo scambio ancora Diomede, limita la rigore, prova il tiro, il palo, Iacchetta, bello il gioco sinistro e destro di Luca Iacchetta che può servire Ruival, invece non lo serve, poi va direttamente al tiro parato. Sbaglia, scattassa, entra in area di rigore Ruival, serve Zaldua, si fa vedere Zagaglia, questa da parte Zaldua, invece va al tiro! Si va al riposo. Cross a cercare il colpo in testa di Del Pivo, che in due tempi la parata di Loria. Potrebbe essere uscito, anzi senza potrebbe, Lanzetta. Attenzione a Ruival che entra in area di rigore. Non c'è nessuno poi. Attenzione, rischia tantissimo! Iacchetta entra in area di rigore, la palla per Piergallini, deliziosa Piergallini, cerca il tocco sotto, la palla sull'esterno della rete. Si incarta un po' il numero 8 Morelli sul pressing, la quintana che aveva buon fine. Vista palla Saldua che prova l'azione personale, c'è la palla sul sinistro, il tiro, la parata. Cross passo di Iacchetta, tentato il colpo di tacco, Piergallini, la palla ancora, Ruival e spara altissimo. Tenta l'azione di Piergallini, le cross, il colpo di testa di Ruival, c'è la ripresa, sempre 2-0 per la Quintana, la sciabolata a cercare Ruival che mette la palla giù, il tiro di sinistro, ancora Ripani, poi deciso Falanga sul da farsi, il cross invece interessante, il colpo di testa di Pucci e ancora Ripani a dirgli di no. Santa, 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 Santa. Il cross di Diomede, il colpo di testa, la palla è lì e c'è il gol del Santa Veneranda che riapre la partita al 29esimo. Diomede, bravo Ruival a portargli via il pallone, a servire Pucci che viene atterrato, si gioca per il vantaggio, Saldua ha trovato Ruival che entra in area di rigore, il tiro, eccolo Ripani, calcio d'angolo, cross in mezzo, il colpo di testa di Nicola Pucci. Vince alla fine il contrasto del giocatore del Santa Veneranda Morelli. Poi Saldua, viene via, palla al piede, entra nel rigore, salta il portiere, poi sbilanciatissimo, sbaglia. Il gioco di gambe, il doppio passo, poi cross di tacco Tebaldi. Poi c'è Saldua, si inserisce Ruival, Saldua non lo serve, va indietro da Nicola Pucci, guarda anche il tiro in porta, eccolo deviato, palla ancora lì, Saldua tenta di piazzarla, era deviata in calcio d'angolo, e game over al Delco.